Andrea Antonelli invece non è uno di quei personaggi che hanno deciso di unirsi al progetto di Gaetano strada facendo. Hai creduto al Coffee Show Latte Art praticamente dall'inizio, perché dall'inizio hai creduto non soltanto in quella che è la competizione, la gara, per carità, importantissima, ma nell'aspetto invece a cui facevamo riferimento con Chiara Bergonzi, l'aspetto formazione, è già qui fornite delle prime pillole che possano servire proprio per dare lo stimolo per continuarla questa formazione, ciascuno la propria. Sì, penso che la fortuna temporale di essere capitato forse nel momento giusto e quindi è di aver approcciato Gaetano Bongiovanni nel momento migliore. Vediamola così, credo. E apprezzo tutti coloro che vorranno aggregarsi poi in futuro a questo progetto nostro perché è una cosa vincente. Il caffè non è mai stato così sentito e non è mai ruotato la formazione attorno al caffè così tanto. Come ho sentito lo chef prima, parlava appunto di abbinamento col caffè. Sì, da qualche tempo si sapeva, si sentiva, però nessuno mai ne aveva parlato. E Gaetano Bongiovanni ha avuto la forza, siccome è un vulcano, di portare qua in Sicilia, Siracusa, 60 chef. Quindi non ha mosso lo chef, ha mosso un insieme, un'associazione, un'accademia di cuochi. Per quanto riguarda invece il mondo del caffè, credo che ci fosse bisogno 4-5 anni fa in Sicilia di portare un po' di una ventata nuova e di muovere dei ragazzi, dei giovani che erano all'oscuro di alcune cose. Nell'ultimo ventennio abbiamo assistito a un calare purtroppo inesorabile sia dei consumi, del trend del grano, quindi del caffè in grano tostato nei locali, sia di chiusura dei locali, e lo vediamo ai giorni nostri, quindi. E stamattina ho fatto colazione in un locale di Siracusa, di un famoso barista comunque che partecipa alle gare. Ho visto con piacere un locale pulito, in ordine, un caffè erogato nei tempi corretti, un'estrazione corretta, una proposta educata, formativa al cliente. Tutto quello che dovrebbe essere successo negli altri locali. E questa è una soddisfazione, perché vuol dire che il lavoro che si è fatto ha portato dei frutti. Perché il caffè, il cappuccino deve essere bello, buono, deve essere buono, gentile anche il personale, deve essere perfetto il posto, la pulizia, l'ordine, tutto quello che rende gradevole un momento che insomma è un rito davvero. Allora, Coffee Show Latte Art, lo dice la parola stessa, è uno show di latte art. La latte art è forse il modo più spettacolare e più gentile, più carino, più veloce per arrivare al cliente. Una volta che siamo arrivati al cliente con un disegno, con una faccina, con un sorriso, con una foglia, con un disegno, lì è il momento di vedere il vero barista. Perché noi pretendiamo in quel momento che il barista sia formato e quindi che sappia interagire e parlare con l'interlocutore, che è il suo cliente in quel momento, di caffè, di parlare di piantagioni, di far vedere che il barista è una persona formata, colta, non che sappia fare un disegno sul cappuccino, perché quello ormai, tempo 2 anni, ci saranno delle macchine che ormai potranno anche decorare un cappuccino. A noi non serve una macchina, a noi serve l'uomo, l'umano. La persona che capisce, che può interagire ed emozionare un cliente. A noi serve quella persona lì. Siamo qua a lavorare per questo e abbiamo già ottenuto dei buoni frutti. Quindi ci serve solo un attimino adesso raccogliere e lavorare al meglio per poter trovarci di nuovo a parlare a Siracusa tra qualche anno e non più in 60 persone, 100 persone, ma in un gruppo ancora un po' più vasto.